e che vuole essere messa in condizione di lavorare. Si aspettava innanzitutto una risposta così forte da tutti i territori italiani e dopo con questa piazza che cosa chiediamo al governo? Se me l'aspettavo, la temevo, perché io devo andare sul palco. E non ho mai affrontato una marea di folla così, ma sono contento, anzi emozionato. E quindi mi fa immensamente piacere. È una marcia silenziosa di persone che per troppo tempo hanno sofferto, hanno lavorato, hanno taciuto. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, ma davanti alla cecità e alla sordità di una classe politica che guarda sempre da una parte, abbiamo deciso di fare questo e la risposta è estremamente positiva. Oggi, 18 febbraio 2014, noi vorremmo due cose. Primo, che ci fosse il giro di boa rispetto alla crisi che ci sta facendo di tutto e di più, e al tempo stesso che finalmente, ma sono loro che lo dicono, e per me è un onore portarlo avanti, ci si rendesse conto che non c'è più quel sistema, quegli attori sociali che pensano o hanno pensato e per troppi decenni sono andati avanti a gestire l'agenda politica dei governi e anche della politica di questo paese. E quello che avviene con il cambio del il candidato, il Presidente del Consiglio, le promesse sono una cosa, ma noi siamo abituati a guardare i risultati. La squadra di governo che sta mettendo in piedi è, sembrerebbe, un raduno di vecchie glorie della CGIL di Confindustria. Non va bene, non va bene. I ministri devono essere persone serie e competenti, dopodiché nessuno è obbligato a Matteo Renzi a candidarsi o perlomeno arrivare a fare il Presidente del Consiglio. L'ha voluta, noi se vuole un aiuto siamo qui, non alle sue condizioni ma a un confronto sì. Vi ha chiesto un confronto dopo questa manifestazione o no? No, noi avevamo un impegno con l'ex Presidente del Consiglio che però non c'è più, ma d'altra parte è un Presidente del Consiglio incaricato, bisogna vedere cosa riuscirà, se scioglierà la riserva lui e cosa riuscirà a combinare. Noi abbiamo fatto un assam, Matteo ti controlliamo usando il metodo che lui ha usato con Letta, perché se al fin fine non ci sarà la tassazione che ha promesso, prenderemo altri tipi di provvedimenti. Io non credo che gli faccia piacere vedere questa cosa, soprattutto non fa piacere a quelli che sono convinti che siano sempre loro gli interlocutori. Vede, qui ci sono 40.000 persone da toccare, non ci sono 40.000 mail, quelle sono cazzate, ok? Bom.